Allora, noi stiamo lavorando moltissimo chiaramente all'inaugurazione della sede, che per ora è fissata per il 7 settembre, e quindi la bellissima location di Villa dei Cedri sarà veramente la sede meravigliosa dell'Associazione per la tutela delle colline Conegliano-Valdobbiadene. E dopo si lavora ai progetti che sono iniziati, quindi quello che riguarda la cartellonistica stradale per tutti quanti i comuni della zona patrimonio dell'umanità e anche le targhe per i comuni. E poi si lavora al progetto del cammino, degli itinerari per la tabellonistica e per arrivare veramente a avere dei progetti turistici che siano fruibili dal turista nel più breve tempo possibile. Adesso stiamo preparando anche un convegno a Villa dei Cedri che spero che porterà già quello che sarà il 15 di luglio con la Repubblica, già porterà quello alcune autorità, ma si lavora veramente a tantissimi progetti che possono portare qua moltissime personalità per quanto riguarda il mondo UNESCO. Sì, sicuramente l'attenzione è alta sulle colline, è importante far capire che i territori sono molto belli, fragili e vivibili, nel senso che il turista deve venire qui, goderli al massimo e essere grato, insomma, di vedere così tanta bellezza intorno a lui.